Buongiorno, siamo qui ad approfondire il tema di oggi che riguarda la vicenda del calcio scommesse e soprattutto le sue ripercussioni sulla nazionale. Siamo collegati al telefono con Marco Ansaldo che segue appunto la nazionale in questi giorni e la seguirà per tutto l'europeo. Marco, tutte le agenzie ovviamente oggi stamattina hanno battuto la dichiarazione di Prandelli molto ad effetto sul fatto che se la nazionale è un problema per il calcio italiano, lui è disposto a ritirarla dall'europeo. Qual è lo spirito di questa dichiarazione, secondo te? Così almeno ci chiarisce un pochino il senso delle frasi. Era uno spirito chiaramente, diciamo così, di provocazione, cioè come dire, va bene, allora visto che non mi interessa quello che fa la nazionale come squadra, eccetera, ma si creano soltanto polemiche continue, si va a cercare tante altre cose, allora va bene, d'accordo, se il problema è questo, diteci che non volete che ci sia la nazionale all'europeo, ce ne andiamo via, ma ovviamente questo non corrisponde alla realtà e tra l'altro non sarebbe neppure fattibile, insomma. Non sarebbe fattibile perché ci sarebbero delle conseguenze, no? Ovviamente. Beh, gravissimo, sì, certo. Cioè, chiaro che innanzitutto il regolamento dell'UEFA prevede che chi non solo rinunciasse all'europeo, ma anche solo scendere in campo della Federazione Europea, avrebbe delle sanzioni molto gravi. Adesso quantificarle è un po' prematuro, ma si può pensare anche a un 4-5 anni di squalifica da tutte le competizioni per la federazione in questione. Quindi insomma non credo proprio che si voglia, per quanto il calcio italiano possa essere, anzi secondo Monti debba essere fermato per 2 o 3 anni, in questo caso sarebbe addirittura oltre quelle che sono le idee del Presidente del Consiglio, perché secondo me l'Italia perderebbe almeno i prossimi 2 miliardi. Rispetto al 2006, vigilia che tu stesso hai vissuto accompagnando la nazionale al mondiale e vigilia contrassegnata da un altro scandalo, questa nazionale, l'ambiente di questa nazionale, secondo te, sta reagendo in maniera diversa? Fino a oggi direi di sì. Adesso questa reazione di Prandelli, che penso sia anche un po' una reazione per tenere calmi i giocatori che cominciano ogni giorno a vedere arrivare una mattonata sulla loro testa, anche quelli che svolgono calcio scommesse, sulla maggioranza di quelli che stanno qui non c'entrano nulla, anzi la totalità praticamente tra un paio di giocatori. Adesso un pochino si sta ricreando quel clima del 2006. Anche tu ricorderai che nel 2006 i giocatori si sentivano un po' colpiti, soprattutto quelli della Juventus, messi nel mirino dalle inchieste. Adesso si comincia a dire, beh, in fin dei conti si fa di tutto un erbo e un fascio, si comincia a pensare che siamo tutti coinvolti, cioè che il calcio è marcio e quindi anche noi lo siamo. E probabilmente questo può avvicinare un po' la situazione attuale a quella del 2006. Fino a ieri mi sembrava una situazione un po' diversa perché comunque questi calciatori dicevano, vabbè, d'accordo, ci sono i nostri compagni di squadra che sono stati interessati dalle inchieste, ma noi ne siamo completamente fuori e la gente ci tiene fuori. Ecco, questo mi sembra un po' che ci sia stato oggi con le dichiarazioni di Prandelli un passaggio importante in questa vicenda. Legate a queste tue considerazioni, ti formulo la domanda che ci fanno i nostri lettori ed è questa: se dal punto di vista morale, l'Italia sarà favorita o penalizzata da questa situazione? L'Italia non fu né favorita né penalizzata nel 2006 di fronte a uno scandalo che agli occhi degli stranieri era più o meno simile a questo, cioè quando all'estero si legge di una situazione di scandali, di arresti e così via, non si sta tanto a guardare per il sottile se riguarda una società, se riguarda un giocatore o più, insomma c'è il concetto globale, quello del calcio italiano è marcio. Nel 2006 non ci furono ripercussioni di sul tipo, devo dire, né disciplinare, né gli arbitri ci fischiarono contro. Credo che non ci sia questa situazione nemmeno adesso, ecco. Non la vedo, ecco. Sembra che ci sia un clima abbastanza neutro da questo punto di vista. Certo, l'immagine del calcio italiano viene ancora di più affossata da questo scandalo, anche se, come mi è capitato di dire a un paio di stranieri, è anche vero che in Italia almeno si ha il coraggio di andarle a cercare le cose. E l'Italia è uno dei pochissimi paesi,
Europa siano due, in cui si è stabilito un alleato che è quello di frode sportiva, cosa che dalle altre parti non esiste. Mi chiedo ad esempio cosa sarebbe successo se Manchester City, Queen's Park Rangers, l'ultima partita del campionato inglese, che ha segnato tra l'altro il titolo al Manchester City, in quella maniera fosse stata giocata in Italia. Come minimo un'inchiesta sarebbe partita, in Inghilterra non ci hanno pensato. Ricordiamo che il City ha vinto lo scudetto con due gol in pieno recupero nel giro di un paio di minuti. Sì, dopo che gli avversari avevano saputo che erano salvi, quindi insomma c'erano tutte le caratteristiche per montarsi un bello scandalo all'italiana, e gli inglesi non ci hanno nemmeno pensato, chi lo sa se poi hanno ragione loro o no. Senti Marco, facciamo chiarezza su un punto di cui si è discusso molto in questi giorni e che è l'oggetto della domanda di un nostro lettore. Perché Criscito è stato escluso e Bonucci no, a parità di accuse che è la frode sportiva, insomma? Questa è una bella domanda. Secondo me è stato un errore di valutazione clamoroso della Federcalcio, non sarebbe il primo in questi casi. Il calcio è un po' leggerina spesso in queste situazioni, cioè si è lasciata condizionare dalla parola avviso di garanzia, ha pensato che l'avviso di garanzia è una delle forme attraverso le quali poi alla fine si viene a decidere che una persona è indagata, esattamente come è indagato Bonucci. Diciamo che con l'avviso di garanzia si avverte l'interessato che possono essere prese tutta una serie di misure dalla perquisizione e così via. È stato un errore. Secondo me le situazioni sono uguali, poi potrei anche dire provocatoriamente che paradossalmente potevano essere portati tutte e due, perché in qualche modo si è già stabilito che Criscito è colpevole non avendolo portato, no? Per molti questo è stato un segnale di colpevolezza, non lo so, o venivano tutte e due o andavano fuori tutte e due. Secondo me non aver creato una cosa così, una discriminazione tale, per quanto venga giustificato dal calcio di questa linea, è stato un errore. Sono in fibrillazione i tifosi juventini, qualcuno in maniera provocatoria dice ritiriamo i nostri giocatori dalla nazionale, vediamo se l'Italia se la cava da sola, si parla di giustizia e orologeria. Come nel 2006, insomma, effettivamente i casi Bonucci, Buffon colpiscono la Juve, anche se in questo caso ovviamente in maniera assolutamente indiretta. Stavolta francamente mi sembra che siano pensieri fuori luogo, cioè la Juve non c'entra nulla e nessuno la sta tirando in palo, cioè, diciamo, casualmente sono coinvolti in questa, sono stati coinvolti, ma non dai giornali o da qualcun altro, da intercettazioni telefoniche, da testimonianze, da cose varie. Stati coinvolti dei giocatori che non erano nella Juve, e anche un allenatore che non erano nella Juve quando sono successi i fatti, che poi sono arrivati nella Juve, potevano finire al Milan o al Parma o all'Atalanta. Questo non c'entra assolutamente niente, mi sembra che sia un piagnisteo da parte di una parte molto limitata della tifoseria juventina. Non c'entra assolutamente niente questo, un discorso che non regge. C'è però preoccupazione invece per il caso Conte, che riguarda un po' più direttamente la squadra, no? Questo sì, però riguarda la squadra anche qui il rimbalzo, perché Ventus proprio non è stata minimamente tirata in ballo in tutto questo scandalo, e anche Conte penso che saprà farlo, che riesca a chiarire il perché di certe cose che compaiono evidentemente, io non li ho letti, ma compaiono evidentemente nei falloni delle testimonianze, delle intercettazioni di quant'altro hanno fatto gli inquirenti. Ripeto, non è Conte l'allenatore della Juventus che è stato tirato in ballo, né è stato tirato in ballo perché è l'allenatore della Juventus. Questa storia è una storia che dura da un anno, Conte non era ancora neanche l'allenatore della Juventus. Quindi il caso ha voluto che sia successo questo, ma non mi sembra un problema. Ecco, il problema grosso piuttosto è il riflesso che può esserci sulla Juventus, nel senso che adesso la Juventus deve capire quanto può rischiare Conte e quanto può continuare a sostenere Conte,
che umanamente va, ovviamente non può essere scaricato, però bisogna anche che la Juventus come azienda capisca quali possono essere i pericoli e ci faccia ben chiedere a Conte quali sono i contorni della sua vicenda. Credo che comunque la Juventus l'abbia già fatto, perché ha preso le difese di Conte in maniera molto energica, mi sembra, quindi vuol dire che hanno una certa sicurezza da questo punto di vista. Energica è stata anche la difesa di Buffon. Agnelli ha ravvisato una strana coincidenza di tempi tra l'intervista che Buffon ha rilasciato sui PM del calcio scommesse e l'uscita di questa informativa che, ricordiamo, riguarda un'indagine del 2011. Tu cosa ne pensi? Penso esattamente come Agnelli da questo punto di vista. Magari in passato come Agnelli non ho pensato esattamente su tante cose, su alcune cose, in questo caso io l'ho vista esattamente nella stessa cosa, cioè è perlomeno curioso che l'informativa, tra l'altro per dire anche abbastanza vaga, della Guardia di Finanza di Torino, che risale al 29 dicembre del 2011, quindi a 6 mesi fa, questa combinazione ne venga a conoscere combinazione il giorno dopo che Buffon ha in qualche modo criticato l'IPM per questa spettacolarizzazione dell'inchiesta, per il fatto che le cose che compaiono nell'inchiesta vengano a conoscenza del pubblico prima che degli interessati. Insomma, bisognerebbe essere molto ma molto ingenui nel sapere come funzionano le cose, soprattutto in Italia, per credere il contrario. Ovviamente tutto da dimostrare che quel 1,5 milioni di cui si parla nell'informativa sia stato utilizzato per fare delle scommesse, questo non è dimostrato. Se ciò fosse, quello che colpisce molti dei nostri lettori appunto è l'entità della cifra, soprattutto in una situazione del paese che è quella che sappiamo, insomma. Ma allora, innanzitutto bisogna capire, siamo poi sicuri che sia questione di scommesse, perché... No, questa è la premessa, chiaro. Questa è la prima cosa, io non voglio fare l'avvocato difensore di Buffon perché non ne ha bisogno, e sono dell'idea che nella realtà poi se scoprisse che ci sono state delle cose del marcio, sono stati Buffon pari come tutti gli altri, anche più degli altri. Però mi dico anche, ma se il signor Gianluigi Buffon, ad esempio, avesse scommesso su delle partite di basket, cosa che può fare, su un torneo di tennis o qualcosa del genere, come, dov'è il problema? È come se uno va a giocare alla roulette, perché il calciatore non lo può fare, cioè bisogna sempre sapere poi distinguere. Il problema di tutte queste cose che succedono in Italia è che si fa poi un enorme calderone in cui nessuno poi distingue, nessuno capisce esattamente come stanno le cose. Allora, un conto è primo livello di gravità, il livello massimo di gravità è si combinano le partite per scommessa insieme ai mafiosi, agli ungheresi, agli zingari, a chi più viene, però è il livello massimo che va punito nella maniera più energica. Seconda cosa, ci sono dei risultati che finiscono in un certo modo perché convengono a tutti, ed è largamente ipocrita pensare che questo non succeda. Io vedo calcio da moltissimi anni, anche la ragazzina, mi ricordo che già in anni molto lontani, parliamo di 40 anni fa, queste cose succedevano e sono sempre successe. Chiunque faccia sport, non solo calcio, sa che possono succedere. Faccio un piccolo esempio: guardate nel ciclismo quante volte succede che sono in fuga uno che corre per la maglia rosa o la maglia gialla insieme a un gregario e poi che lo aiuta, e questo vince la tappa. E anche lì, allora, dove è la correttezza? Ecco. Mi sembra che queste siano cose che appartengono a sport. Poi c'è un livello ancora più basso, che è quello di chi fa il calciatore, come potrebbe fare il bancario, e scommette su, che ne so, su se si fa il matrimonio del principe di Galles con una signorina oppure no, voglio dire, sarebbe una sciocchezza, no? Sono tutti livelli diversi, non si può fare di tutto un erbo un fascio, inserirli tutti nello stesso sistema. Io non ho mai scommesso e mi sembra anche molto pericoloso per una persona scommettere, perché c'è il rischio di qualcuno una discreta parte del proprio patrimonio. Se Buffon questo patrimonio ce l'ha, come chiunque altro, e intende buttarsi via i soldi in questa maniera, sarà un problema suo. Marco, ieri ci sono stati le prime diciamo, decisioni sulla prima tranche del processo sulle scommesse, con tutta una serie di patteggiamenti che francamente hanno fatto guadagnare a giocatori e club delle pene
apparse più sproporzionate al ribasso, intendo dire, rispetto agli illeciti commessi o di cui queste società, questi club erano accusati. Tant'è che oggi la Federcalcio pare intenzionata ad impugnare questi patteggiamenti. C'è il rischio di un colpo di spugna, secondo te, anche dovuto poi alla presunta inadeguatezza della giustizia sportiva, ai tempi ristretti della giustizia sportiva? C'è il rischio che tutto questo calderone, come hai definito te, alla fine si risolva in poco o niente? Io ho visto quella che sono qualcosa di quello che è uscito, mi sembra una situazione ridicola. Io premetto che sono contrario a patteggiamenti in qualunque cosa, cioè dal penale a tutto, cioè, non vedo perché uno debba, che ha commesso una cosa, debba patteggiare una condanna minore o qualcosa del genere. In questo modo però dei solenni truffatori sono stati scagionati e hanno mantenuto la. Non dico la ferita pulita, ma insomma non hanno avuto quello che si sarebbero meritato, e non parlo del calcio. Quindi io sono proprio contrario al patteggiamento, ma trovo una forma sbagliata di chiudere una vicenda, e più che mai in questo caso mi sembra una forma sbagliata. Vedo che insomma dei patteggiamenti a un punto, due punti per delle società che hanno 4-5 illeciti, insomma, non riesco a capire quale sia la ragione di tutto questo. Sul fatto dei tempi, io credo che poi la giustizia sportiva possa accelerare in questi tempi e possa comunque concludere le cose nei tempi giusti. Lo si è sempre fatto, lo si fece nell'86, lo si è fatto nel 2006, insomma, non riesco a vedere il problema perché bisogna arrivare a queste forme di patteggiamento, che già solo nel termine patteggiamento significa che non è stata fatta giustizia. Grazie Marco, grazie ai nostri ascoltatori, appuntamento domani.